Amara terra mia, il titolo della canzone scelta da Piero Mazzocchetti e cantata davanti ai familiari delle vittime di Rigopiano, deve essere stato il pensiero che ha attraversato la mente di tutti ieri, guardando splendere il sole sulle macerie dell'hotel distrutto dalla furia della valanga. Perché il 18 gennaio dell'anno scorso la terra è stata spietata ed Amara, con le 29 vittime della sciagura, spaventate dalle scosse di terremoto e bloccate dalla tormenta di neve che li ha poi sepolti. Una terra amara e bellissima, quella di Rigopiano, la stessa su cui sono stati deposti i fiori davanti all'insegna dell'albergo, l'unica cosa rimasta in piedi. La stessa in cui, a penne però, sono state messe a dimora 29 piantine, una per ogni vittima, lecci che un giorno saranno alberi a futura memoria. L'Abruzzo, con la A maiuscola, non può dimenticare. Lo sa il Comitato Vittime di Rigopiano, che sempre ieri, per bocca del suo portavoce Gianluca Tanda, che abruzzese non era e non è, ma lo è diventato, ha ringraziato tutta la regione, quella con la R minuscola, per l'affetto dimostrato. Perché quella di ieri è stata una cerimonia senza o quasi la politica e le sue parole, ed è sicuramente stato meglio così. Per tutti ha parlato il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricordato la generosità dei soccorritori e del popolo italiano, aggrappati insieme alla speranza di vedere uscire vive da quell'inferno glaciale quante più persone possibile. Anche ieri, nella giornata del ricordo, su tutte le parole, più o meno scontate, è gravato il peso dell'inchiesta in corso da parte della Procura di Pescara. I dubbi sulla celerità della catena di comando dei soccorsi, quelli sugli aerei militari che forse potevano tentare di arrivare lì dove altri mezzi non sono riusciti e dove solo sudore, scarponi e sci hanno portato i primi soccorritori. Se così fosse, dice al microfono Rossella, sorella di Roberto Del Rosso, proprietario del resort, il nostro dolore, quello dei familiari, a cui si è unito quello dei semplici cittadini, si tramuterebbe in rabbia. Se questa notizia dovesse risultare vera, cioè niente. Il dolore che finora ho contenuto sicuramente diventerebbe rabbia. L'Abruzzo, al di là di tutto e nonostante la terra sia stata amara quel 18 gennaio, non dimentica, non potrà mai farlo.